Non fatelo mai a casa. Ehi, hey, yo, mi gang, come butta? E oggi sto in una posizione abbastanza particolare perché giù è tipo vuoto. Ehi, hey, non fatelo mai a casa. Raga, è bruttissimo, madonna. Questo perché da bambino soffrivo di vertigini e quindi ho detto le vertigini. E quindi niente, fine. Superate sempre i vostri limiti. Magari non così, in un posto meglio. Secondo il mio punto di vista, tanti limiti sono mentali e pochi sono fisici. Secondo il mio punto di vista, i limiti mentali ti fanno avere rimorsi, perché dicono: ehi, potevo farlo, ehi, adesso avrei potuto fare quella roba, avrei fatto quello, avrei fatto una nuova esperienza di vita, e quindi avrai rimpianto nel cuore. Quindi, se avete la possibilità di fare qualcosa di stratosferico, fatelo, se no, morirete con il rimpianto. Volete fare qualcosa di stratosferico? Iscrivetevi al canale o morirete con il rimpianto. Lasciate pure like, condividetelo, dai, sì. Non sto facendo molti video ultimamente, anche se è il mio ultimo mese in Italia, perché appunto per questo sto uscendo più spesso. Nonostante gli scorsi video ho detto che sarei uscito molto di meno, in realtà sto uscendo molto più spesso perché ci sono le feste, ci sono le robe, ci sono gli amici che escono, quindi perché no, e voi? Vi ricordo che sulla pagina Facebook ogni giorno a mezzogiorno escono i meme sul canale, quindi anche su di voi, ed è sempre qua sotto in descrizione. Io ho crollato un ballone, ci ho fatto caso adesso, cioè là stanno i balloni, questo è scivolato. Sì, differente, fai parte della Miguel, ballone. Ehi, scusa, dove stava Per che fa tutto questo? Boh, penso qua. Una delle domande che mi sto facendo molto spesso adesso, in questi ultimi mesi che sono qua, è che se là in Irlanda, dove starò tipo a lavorare, quando registrerò potrò fare tutto il casino che voglio. È difficile perché non sto a casa, è un ambiente che non conosco. Cioè, qui in giro a casa posso urlare, là no. Troveremo un modo per far tutto. Ehi, sono Robby MV, mica uno youtuber qualunque. Perché alla fine, quale youtuber ha tutti questi balloni? Nessuno, raccontano solo balle, non hanno balloni. Ah, vi ho sbugiardati, ehi. Altro che YouTube, raga, Mr. Flame, io distruggo la gente. Guardate quanti altri balloni, quant'altra schifezza avete voi. Voi solo balle, Robby solo balloni. Ah, sono il re dei balloni, sto altissimo. Potrei andare pure più alto. Ehi, sono altissimo. Raga, se crolla sto ballone io muoio. Guarda quanti altri balloni e voi solo balle. Ma se mi lancio da là, tipo, può essere una buona idea. Beh, no. Dai, sì, no. Mi lancio da quassù, dai. Secondo me mi faccio male, eh. Per me che è questo e altro. Che male fisico. Ho preso una botta talmente forte che dal piede mi è salita qua. Non fatelo mai a casa. Beh raga, sembra basso, ma in realtà, cioè, è là. Cioè, ora l'obiettivo grandangolare intende poco, ma è... Non ci arrivo. Cioè, il telefono arriva massimo qua. Il telefono è retto dal mio braccio. God damn. E poi per terra è duro. So pietre. Pietre a forma di pietre. Oggi è un stato di nuvoloso giorno. Zucchero filato. Questo macchinario crea le balle che dite nei video. È un rotoballe degli youtuber. Infatti c'è scritto rotoballe degli youtuber. Questo invece crea le balle un po' più piccole. Quando non dite proprio le chedaste grosse, escono da qua. Le vostre piccole chedaste. Infatti qua dietro c'è scritto macchinario per piccole cazzate di youtuber. Brick, tu piccolo Brick sei come le tasche degli youtuber. Sembri piccolo, ma in realtà sei enorme. Oh, piccolo. Stai prendendo il posto di Jack. Cagnolino. A fucking lizard. Sto intrappolato nella macchina a casa di Pingu. C'è il diluvio universale. Raga, stavo a camminare per San Donato. A un certo punto mi giro. Ok, c'è. Ma sì, stavamo a casa, più stava la donna delle pulizie di pulirmi un po' le scale. Sì. Guarda là che ne ha pulito un stack. Madonna, che cosa gli ho chiesto? Che ingrato. Ma sì, Supreme. Poi ha detto, mo vado un po' all'OBS. Quando tutti agosto vanno al mare, ma a Roma questo non interessa. E quindi fanno un negozio di articoli di Natale. Ehi, io. Sto rosso in faccia, mi sono scottato al mare. Odio il mare. Mi fa schifo il mare. Cioè, tra le cose del mare, la cosa che mi fa più schifo è proprio il mare. E nella classifica delle cose che fanno più schifo al mondo, nel mio cervello, nei primi posti c'è il mare. Poi, come se non bastasse, dopo il mare sono andato in piscina. Cioè, non ho imparato niente. Però in piscina mi sono messo la crema, lo vedi? Alla fine non sono proprio così idiota. Wow. Sto video è durato tipo pochissimo perché credevo di aver registrato molto di più. E invece non è così. Questa è la mia faccia delusa. E domani devo registrare un altro video dove vado 12 ore a camminare per una montagna per arrivare da una parte della montagna all'altra. C'è anche Pingu e Alessandro. Robby,
Dov'è? Sei appena entrato in un mio video. Dove sta? Là. Che la tua faccia da culo fa troppo schifo per entrare in un mio canale. Mi fa un piacere, puoi spaccare questo per te. Ma perché? Lo puoi fare, stanno là apposta. Per fare? Così. Ma sembra per le mattonelle. Sì, il bicchiere di vetro. Sì, che poi questo sia quello. Già ce l'ho spaccato, non si è rotto niente. Spaccalo qua. Perché? Senti le palle. Prima pure, perché? Vai, vai, pulisco io. Pulisci tu, eh? Sì. E me ne vado. Vai. Ma iappaci. Dove? Là. E se poi il mattonelle non va bene. E tu stai a dire non va bene. Hai iappato le mattonelle, vattene. Raga, sì, è tutto rotto ora. Raga, questo video finisce qua. Passate in tutti i social nella descrizione. Io intanto pulisco tutto sto casino. Se volete entrare nella mi gang, passate in tutti i social in descrizione. Seguitemi su Instagram soprattutto. E passate su Facebook, perché c'è la pagina dei miei meme su me stesso e su voi. Quindi passateci. Lasciate like, qualche commento. E ciao a tutti. Ciao ciao. Raga, che bordello.